Rap Inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap Inside, quando sfido, la mia bio, uscito il mio destino. Rap Inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap Inside, quando grido, dentro un micro, sfido il mio destino. Rap Inside. Bentornati a Rap Inside, il programma più eclatante e molto improvvisato della storia della radio. Come ma va? È vero, ma non è come vero, va? Certo, qui con voi, vero. Mr. Mad Jack alla mia destra, Mr. Cromosoma al mio davanti, Mr. Bova insieme a Mr. Walter Bisturi De Fiores. E al mio di dietro ancora nessuno. I ragazzi, salutiamo tutti i ragazzi che sono con noi dietro le quinte, tutta l'Arkham Crew. Ci potete ascoltare su 87.5 o su 98 FM, in streaming su radiovenere.net o su Tunein, l'applicazione gratuita che se andate per a scrivere smartphone. Se andate a scrivere. Radio Venere, bella musica, ci trovate e ci potete ascoltare gratuitamente alla gratissi. Oggi ragazzi avremo grandi novità che vogliamo farvi vedere e ascoltare. Però ancora ve le teniamo celate. Sì, sono qua. Con noi che aspettano. Quindi aspettano di parlare. Ma Nove novità nuove. Come stai, Lolli? Ma io tutto bene, Jack. Tu cosa mi racconti? Ma guarda, a parte una prostata come un melone, io mi trovo bene. Tu, Bova, come stai? Io bene. Tutto a posto? Sì, sì. Lo vedo molto loquace stasera. Veramente. Ci tocchi un po' il fonico che è con noi. Sì, toccalo. Oggi c'ho Walter vicino. Non so se per lui è una cosa buona, sappi, parti da sto presupposto. Non c'hai i soldi. Comunque, di cosa parleremo? Parleremo, ragazzi, amici, abbiamo già iniziato fantastico. Oggi gliel'avevo già detto a Vincenzo, perché io stasera non becco una. Una non la becco. Ma io sono pure stanchissimo, quindi sbiascico come un animale. Yes. Comunque, che ti stavo dicendo? Di cosa parliamo stasera? Di cosa parliamo, Lolli? Ma diciamo una puntata molto frizzante, ecco, molto fresca, molto... Come la gazzosa? Come la brasileira, no? Che ti lascia quel retrogusto amaro, però dici, minchia, che buona, cioè... Non ti piace la brasileira? È dolce. È vero che tu sei amaro come amaro come il fiele. Io direi, ragazzi, di andarci ad ascoltare il primo pezzo. Un pezzo che sicuramente vi piace. Che a me piace sicuro. Sì, dalla scuderia di Strange Music. Ringraziamo Mr. Danny B che me l'ha... Come caspita si dice? Me l'ha consigliato. E abbiamo qua Godmiz of Says Crew Freedom. Well, give me the pin, cause I'm back into it. Rap's ruined, guess I'm here to finish the carnage. And whatever's not ash, just discard it as garbage. Spitting hard shit, petrified turds. I hate you bumping soldier boy, it gets on my nerves. So much to the point, I tried to ignite him in flame. When I was inking his verse, I didn't write out his name. You know the manorexic, pan the camera, get him an exit. Pooping in the future, I gotta be on the next shit. Bet this, son of a monkey's uncle is breathless. Wanna be a rapper, well get him a fucking necklace. Throwing last dragon, I'm about to hit him with neck kicks. Texas, chainsaw bitches off of the checklist. Next is something for nothing, dinner for breakfast. A rosary, a Bible, two idiots and a death kiss. Go, I know you're coming to kill me, I feel ya. I ain't even waking to see. I know you talk bullshit in a whisper. The funny thing about it is you'll come and say it to me. I always say never flip a coin till an angel and dip, bro. Yeah, I'm coming to hit it and I know where they hit, bro. They'll be rushing the castle, coming killing the king soon. And nobody can stop. Cause it's all about freedom. Yo, we'll be done if you wanna die. Hunter got down, lay him down, no lullaby. Hello, I come in the yellow top, but ahead of my adversary like a mellow guy. Recently out of melancholy, mad at somebody, match my hand, scratch it against the pack. Sorry, I'm trash at a party, give a fuck. Hardly ever, I'm hard as ever, my heart is darker. My flow is heavy, yeah, heaven help, I'm no Peter Parker. I'm Clark Kent, we aren't in a fucking film. Retarded, my arsenal, something grim. Not fucking slim, you ain't seen it, I'm fucking them. And in a minute, I'm finished. To finish it, gave them the privilege to withdraw, like get mauled, to piss off and get lost, or it's off at the neck, body get tossed in the pit where the fish are, bizarre for sure. Reservoir dog, hardcore. I know you're coming to kill me, I feel ya. I ain't even waking to see. I know you talk bullshit in a whisper. The funny thing about it is you'll come and say it to me. I always say never flip a coin till an angel and dip, bro. Yeah, I'm coming to hit it and I know where they hit, bro. They'll be rushing the castle, coming killing the king soon, and nobody can stop him, cause it's all about freedom. I see you soon, homie, the
it phony, I feel it deep. They pile a trickin' and nothing they say is real, it seems. Conspiracy theory, y'all ain't hear me, it's clear to me. It's phony feeling, I feel it, it's slowly building a bust. A killer must do it, he must do any murk with ease. So if I leave a murder scene, I murder mercifully. Giving UBI the third degree, taking notes, I have taken oath, and quiet's what I prefer to be. I am not a bird of prey. Why the fuck would you act like you never heard of me or interrupt the word I say? You humiliate yourself and I can feel your face. Getting hot from over here, you're making real mistakes. I see your plans crumble, now be a man, grow up. Leaving Neverland can make a Peter Pan humble. You play a lot, boy, maybe you a lost boy. Little baby bok choy killer, maybe not, boy, go. I know you're coming to kill me, I feel ya. I ain't even waking to see. I know you talk bullshit in the whisper. The funny thing about it is you don't come and say it to me. I always say never flip a coin, killer angel and dip, bro. Yeah, I'm coming to hit it and I know where they get from. They'll be rushing the castle, coming killing the king soon. And nobody can stop them, cause it's all about renew. Mamma mia, che pezzo. Allora a me mi sono alzati i peli dei piedi. A te cosa, Lollo? I peli dei piedi. Sei un hobbit? Sì, in effetti è vero. Ce l'ha, diciamo, ho i piedi giganti. Ho i piedi giganti. Ci chiama, non solo i piedi, però la testa. Seth Crew. Ha un nome di 6 metri, però in genere lo chiamano Seth Crew. Seth Crew è la, forse è la crew del tutto, perché lui si chiama Godmise. Come caspita, Jack è il suo inglese, ecco. Comunque, la lezione di Jack. Comunque è grande da Strange Music, che ci regala sempre grandi, Strange Music, sempre grandi pezzi. O anche almeno chi collabora con i ragazzi della Strange Music, vedi Opsin, vedi come caspita. Ma Opsin si è chiama Strange Music? No, mi sembra di no. Ti dico che è Strange Music. Sai che mi sparo i secondi a due mani sul canale YouTube della Strange Music. Oh, bene, c'è le grandi seghe. Le grandi. Le grandissime seghe sul canale della Strange Music. Comunque, abbiamo ascoltato questo bel pezzo. Che ha anche questo basso molto fancheggiante, fancheggioso. Abbiamo ascoltato. Fancheggitante. Diciamo che la prima. Come si dice? La punta dell'iceberg di una scaletta molto ignorante. Infatti. Comunque, il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare ci svela chi saranno i grandi ospiti di stasera, amici miei, che avremo come ospiti mitico Maso Step, mitico Ritmo, mitico Sed. Insieme fanno Clandestino direttamente da Reggio. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Dream Is Calling e poi Bow. Viaggi mentali, sì. Ci stavano, figlioli, sì. Ci stavano, pure se non erano mentali, cioè ci stavano reali, però mentali. Fare l'America, tu vai là, giochi a basket, stai sul terrazzo. Spiaggia di Miami. Oh Simo, fammi accendere per favore. Grazie, no. Due femminone sulla macchina, non fare onesto, ci stavano. Poi la sera alla fine andavi block party. Un bel falò. Ballavi, sei onesto, frate. Birre. Io non ho un cazzo, no. Io non ho fatto questa scelta per un posto sul palco. L'ho fatta perché scrivere su un foglio mi dà tanto quanto non vederlo in bianco. Per non avere un branco, non pippare il talco. Quanto costa? Costa tanto. E costa dare il tutto, un trucco che non senti al tatto. E a volte perdo i sensi per sti versi, ma volentieri prendi pure i colpi che non senti affatto e non ti senti stanco. Io per la musica, beh, sarebbe un po' scontato. Direi che ho dato tutto per tutto e che tutto inizialmente è dato tutto per scontato. Ti accorgi di quel prezzo solamente quando non è più scontato. Senza colpi e colpe nello stesso tempo, tra gli intoppi cerco beat che mi calzino a pennello. Tre topi che fumerei, girerei tra i blocchi, cappuccio, cuffiettine nel mio calzino il pennello. Contemporaneamente, mentre il resto del tempo già oltrepassato mette. Non posso stare ferma a fissare il vuoto, mentre gente ignorante si erge a capo di che. Tipo che sono stanco di vivere
vivere altrove, di vedere il sole sempre anche quando piove, di stare nel mezzo di due poli opposti, soli come i nostri, soli come mostri, soli come chi alla fine si è giocato il cuore, col veleno in fegato, un buco nel polmone, ma stai qui Simone, cambia la situazione, c'ho la musica nell'anima, musica soluzione. Ho superato gli sfottò dei miei compagni, ascoltando robe con la forza di calmarmi. 10 anni dopo ormai vivo con la smania di dare un peso al vuoto lasciato dall'aria. Grande pezzo che ci siamo appena ascoltati. Un pezzo dalle sfumature molto conscious. Sì, si dice che Mas ha scritto sto pezzo con il signor Garrison di South Park. Ma perché dice puttanate? Ma è il bovo, è normale che dice puttanate. Perché? Perché? Every day, everywhere. Comunque ragazzi, siamo quasi in fase di download dei nostri cari ospiti. Siamo al 90%. Siamo al 90%. Abbiamo ascoltato questo bel pezzo da Non Vedo, Non Sento, Non Parlo. Ascoltatelo, supportate i ragazzi su YouTube, ai concerti. E cosa ti è arrivato? Ti è arrivato prima un messaggio? Ah sì, dobbiamo salutare un po' di persone. Allora dobbiamo salutare sicuramente Francesca, Antonio e Pasquale il capo, che era chi aspettava il nostro saluto. Oh sì, mitico. Mitico il capo. Tu Bobo devi salutare qualcuno. Io devo salutare a parte una persona. Satana. A parte Satana e i tuoi amici. Perché di South mi devo autosalutare? E i tuoi amici immaginari. Se si riesce a salutare. Saluto gente normale. Saluto il mio amico Muro di Cosenza. Wow. E comunque saluto Alessandro. Poi? Il pasticcere. Poi la Valchiria. E poi non mi ricordo. C'è Bobo, sì. Quindi niente. Gente che studia tanto, non devi salutarla. Ah no, 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 ah sì. E poi devo salutare una ciumbina. Sì, va bene, dai, il Bova sta uscendo già pazzo. Comunque già uscito pazzo. Comunque che hai ascoltato il pezzo, hai visto un bel pezzo, molto interessante dei ragazzi, quello di prima, giusto Lolli? Bello, bello, guarda, ti giuro, io li seguo da un bel po', ragazzi, perché ti giuro, parlato, vabbè, c'è sette che c'è sette veramente. Io lo è impazzito, il Bova è uscito completamente pazzo. Io non ne ho idea. Comunque stavo dicendo che una volta ho proposto a Sed di diventare la mia sveglia da comodino. Cioè voglio un Sed sul comodino, paura. Capito? Cioè non deve fare nulla. Scusa, di partito. Scusa, però ultimamente stai proponendo troppa gente sul tuo comodino. Ah, dovresti c'è posto, dai, posto una c'è. Cadrega. Ehi Bova, dovresti direzionare la tua bocca verso il microfono, verso il microfono. Perché più. Io ti sento a stento. Non posso, sapetere. Non può. Sapetere, sapete, amici miei. Sapetere. Comunque, io ci avviciniamo al momento catartico. Bene, bene, eccellente. Ci avviciniamo al momento catartico, ragazzi. Intanto ci andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo, che è un pezzaccio, uno di quelli che resta proprio nella storia. È Rocksteady, dall'omonimo album di NC. Scaricatelo e acquistatelo. Meglio male. Passa ma non cambia granché. Mi basta ancora un microfono ed un DJ con un break. L'attitudine è la stessa ed è più grande del rap. Ho due parole per spiegarti com'è questa roba ancora. Questa non è per iTunes, per la versione deluxe e per le cuffie di chi siede sul fondo del bus. È il motivo che ti ha spinto a formare una crew. È il funerale delle suonerie dell'autotune. Non è per la classifica, sta roba la fa a pezzi così piccoli che chiami la scientifica. Questo è per chi ancora si identifica. Parlo di un concetto e di un amore che ha una proporzione biblica. Come in ogni rivoluzione parte da sotto, ma con un pugno in alto come in Messico nel 68. Il messaggio che porto vale più delle marche che indosso, perché l'hip hop è il mio primo sponsor. Questo è per i media che hanno messo un cappio al collo di questa cultura.
hanno tolto la sedia. È un assedio di cinque dita, vi regalo il medio. Sopravviveremo come Gloria Gaynor. Il tempo passa ma non cambia granché. Mi basta ancora un microfono e tu DJ con un break. L'attitudine è la stessa ed è più grande del rap. Ho due parole per spiegarti com'è questa roba è ancora. Enzi, ma che fai? Ancora che fai freestyle? Sai che non riesco mai a dire no. Senti mo, senti mo, senti mo. Che cos'è un vero MC? Un rapper non sempre un MC. E sì, adesso che il confine si allontana, ricorda come si chiama chi fa rap solo per il cash. Non è un rapper, è una puttana. Questa musica è nata parlando alle persone. Ti rende parte di qualcosa che ha un'identità. E senza distinzione di ceto sociale, di razza o colore. È la voce di chi non ne ha. E se non passa di moda è perché non è una moda. Si rinnova 40 anni e siamo sempre in voga. Due parole di tre lettere non è uno slogan. È un fenomeno che ha condizionato la storia. Il tempo passa ma non cambia granché. Mi basta ancora un microfono e tu DJ con un break. L'attitudine è la stessa ed è più grande del rap. Ho due parole per spiegarti com'è questa roba ancora. Yeah. Ora che distaccarsi completamente dal nostro ambiente sembra che sia quasi la regola, questo è un vero ritorno all'essenza. One love. Questa è dedicata a chi non ha mai smesso. Chi c'era, chi ci sarà e chi c'è adesso. Chi porta avanti il testimone, sparge il verbo. E per chi muove la sua testa a tempo. Ora seguimi. Questa è dedicata a chi non ha mai smesso. Chi c'era, chi ci sarà e chi c'è adesso. Chi porta avanti il testimone, sparge il verbo. E per chi muove la sua testa a tempo. Questa è Rocksteady. Quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap inside, quando spiro, la mia bio uscire il mio destino. Rap inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap inside, quando grido, dentro un micro e sfido il mio destino. Rap inside. Ciao mister. Cominciare, prima cosa me la impugni, seconda me la impugni e terza pure, quarta sono pugni e tu non conti le fratture, quinta dal KB sfondiamo le tue serrature, e tu parli di un king ma io qua non so chi sia, spiacente non so niente, veramente complimenti per l'ipocrisia, comunque sia sferro colpi sulla prostata, qua ti fotto il posto e poi ti fotto pure il posta, ma lirico narciso ma me lo posso permettere, la gente si diverte finché saltano le vertebre, pensi che mi fotti? Bravo, conti ma noi continuiamo, conti fatti notti con i botti, brutti stronzi piano, fuoco negli occhi tipo non basta il colliri, oh, Maso manda il beat e dice il ritmo fa il deliri, oh, e sulla base c'è RC col flow, lo so che non mi sopporti ma tranquillo che reciproco, c'è la sei del mattino, anche se presto in un giro le tere che gestino, in giro coi miei che stimo, la gente che stimola, sempre non simula, ehi, e tu che pensi che mollo, mi spiace ma sei fuori pista, non sei altro che un pollo, reggio kamikaze nella mischia. La gente che pratico dice tu falla, gente che la testa può buttarla, la mia click tre poveracci e quale tutto ok, siamo sempre in farmacia come Bull Pharma. Scialla, ogni beat e già sta a parla, una per la fam che mi calma. Un'altra per le volte che vedo il tasso alcolico come un tasso che parla. Parli del KD, cuciti la bocca, H doppia da una botte e via, lotta per la lotteria, mercenari in guerra per l'ipopria, il coppistoffa sul mio conto che è dentro una merceria, e a te che critichi, a te chi cazzo t'ha mai parlato, chi cazzo t'ha mai cagato, c'hai cagato il cazzo, hai fatto pare di titoli e setti, pare che i frutti rimpastino, a te sto pezzo, baby, credo che basti, no? C'è dalle sei del mattino, anche se presto in un giro le tere che cestino, in giro coi miei che stimo, la gente che stimola, simula, ehi, e tu che pensi che mollo, mi spiace ma sei fuori pista, e non sei
ora sono di là che si cambiano, ma appena arrivano ti giuro devo baciare in bocca Sed per questo scratch sui rutti. C'è... Ma non ha fatto Sed gli scratch? Lo so, ma è la canzone una leggera interpretazione di GTA 2. Bloccate boba. Questa è la clandestino RCK e che è Reggio Kamikaze, amici miei, Reggio Calabria Kamikaze nella mischia. Sicuro? Sì. Wow. Yeah. Oh, Jack, yeah. Quante cose sai, Jack? Amici Jack. Amici tipici. Potete anche andare a vedere interamente il video, ragazzi, che lo trovate su YouTube. Supportate, condividete, insomma. E ricordate, allora, innanzitutto fateci tonnellate di domande su Ask. Sì, se siete veramente fan del Rap Inside, ora voglio tutti quelli che ci stanno ascoltando che vadano su Facebook e scrivono uno stato con l'hashtag ABC tipici. Yeah. Chi riesce a farlo avrà un premio segreto che svelerò alla fine. Facci poi lo spelling di ABC tipici. ABC tipici. Non è lo spelling questo. Dai, ci metto mezz'ora a fare. Dai, lo spelling. A come A o tanto. Comunque... B come Nerchia. Certo. Sai che già come pensare a Nerchia di Otranto in questo momento. Beh, certo, ovviamente. Comunque, i ragazzi sono in fase di caricamento al 99%. Sì, sì, sono 99%. Come le guerriere Sailor, sono in un raggio di luce e si stanno cambiando. Quindi sono nudi praticamente che vi girano sì, tracoriandoli. Esatto. Nudi che vi girano tracoriandoli. Questa non è mica propaganda sessuale. Vale. Comunque, abbiamo ascoltato questo bel pezzaccio che è stato praticamente il singolo che ha prorompente, tra l'altro, dei ragazzi del clandestino, che ha fatto 2000 visualizzazioni in quasi una settimana e mezza. Ci sta. Video fatto bene. Ovviamente quasi tutte le visual sono per la faccia di Sed che c'è all'inizio. No, è quella nella metà quando dice che non mi ricordo adesso. No, fa una faccia proprio tipo nei primi 15 secondi del video che è qualcosa di geniale. Quando fa così. E la cosa del genere, sì. E poi per gli scratch sui rutti, ovviamente, che portano un sacco di visuals. Poi questo bel ritornello R&B, comunque, bello, no? Bello, perché bello, hai preso il mio telefono? Bello. Stavo leggendo la scaletta. Stai calmo. Perché adesso, come quinto pezzo di questa bella seratina, sì, bella calma, molto fresca, ce l'abbiamo ascoltare uno che tradotto si chiamerebbe Giovanni lo stronzo. Joe Badass. O Joe brutto culo, comunque. O Joe brutto culo, se vogliamo proprio. Cattivo culo. Cattivo culo. Tipo dottor culo cane. Aspetta, io voglio un parere dal Bova, no? Cioè, ora, se uno sono un rapper a caso, no? Viene e si presenta da te, no? Dice: salve Lord Above. Vorrei, diciamo, intraprendere una carriera da musicista e avere la sua protezione, diciamo, no? Però il nickname che ho scelto è Joe brutto culo. Cattivo culo. Cattivo culo. Cosa gli diresti? Lo sfiderei in una sinfonia di... Subito! È caduto subito! Lo sfiderei in una sinfonia. A una sinfonia di cosa? Non lo dire. A parte che io, come Lorenzo può dire, io che so? Ha un culo fantastico il Bova. Mamma mia, ragazzi, dobbiamo parlare del culo del Bova alle 10:10. Ti giuro su Dio, già, che non ho mai visto un culo di femmina bello come quello del Bova. Mai. Ma perché l'hai visto culo nudo? Non l'hai mai visto con la tuta? Che sembra una persona. È tremendo, Ma l'hai detto sexy Bova. Tra l'altro adesso è diventato tutto culo e testa, hai notato? Tutto culo e testa, sì, si è rimpicciolato. Il cortisone lo ha gonfiato. Esatto, il cortisone. Come una cappella, l'ha gonfiata in punti a caso. Certamente, comunque, certamente. Ora ci andiamo ad ascoltare quindi il pezzo di Giovanni Giovanni culo cattivo, a.k.a. Joy Badass, come si chiama il pezzo? Pepper Tales. Before the money there was love, but before the money it was tough. There came the money through a plug. It's a shame this ain't enough, yo. Sitting back plotting, jotting information on my nation. Really started from the bottom, boycotting. But they still planting plantations, we keep buying it. Close-minded man, products higher than the prices on your products. And Balenciagas, balance my saga with the Henny Agua. Me and my nigga trying to eat you pussies empanada. The flow like plenty lava, with just a penny I can multiply my wealth and make you work for me for 20 hours. I swear these niggas love to copy, thanks for listening. They can't even the saints, Biggie smack me at my christening. Watch what you dishing in, please play your safe.
cause your position on the top is switching right in front of your face. Rocking wide in space with rhymes, I'm busting now. Keep ducking down, got some missiles now, headed for your house. So put the pistols down, got that red dot on your nose. Who put the clown out like jaws like a blue nose? Foes, keep your mouth closed or you can see the soap, nah. I got connections, you're guaranteed to see closed doors. You hear that underground soap, nah. The way I flows, to switch them, the pros been on a mission. Listen, into the chamber, get hyperbolic. They raising max, I raise stakes to keep them brolic. My visions is macrocosmic, past the chronic. The master sonics is light years above your conscious. Your novice, but I got notes that strike nerves. I promise, your minds ain't sharp like my swords. So cut the BS and don't worry where my jeans is. And BS, your bitch a genius, learn from my penis. I got dreams selling arenas and breaking brackets. Tennis racket while I'm cracking a Serena. Goddamn, God bless the heavens that sent you. But now I'm breezing out, baby, cause my wrench too. Shit is really real out here. I said shit is really real out here. It ain't easy, yeah, easy. Just trying to get a deal out here. Word. Money ain't a thing if I yo, got it. I'm screaming cream, who fucking with the rat supreme? Joey bad and big print, came to collect the green. I got a dollar and a dream, know what that mean? And I gotta get my mama off the sink. I'm screaming cream, who fucking with the rat supreme? Joey bad and big print, came to collect the green. I got a dollar and a dream, know what that mean? And I gotta get my mama off the sink. Joey badass. Cash ruin everything around me. Cash ruin everything around me. Me. Cash ruin everything around me. On side to no major, no wager. Money ain't a thing. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails, and everybody gotta pay their bills, pay their bills. It ain't easy, pay easy. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails, and everybody gotta pay their bills, pay their bills. Hey, it's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bills. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bills. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bill. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bill. It's the dollar bill that kills. Before the money, it was love. But before the money, it was tough. They came the money through a plug. It's a shame it's ain't enough. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Grande pezzo, bene, una grande bene rivelazione. Si sapeva se fosse sarebbe stato un grande album, certo. Grande album, una belva di strumentale. Belva di strumentale che ti dicevo, mi ricorda molto quelli che ben pensano di Ace One. Sì, in effetti, è vero. Hai ragione. Allora, leggiamo un po' di momento domande. Domanda di Asco. Momento Ask. Asco. Allora, la prima domanda dice: perché non vi coalizzate per fare qualcosa insieme e cercare di far espandere il rap? Perché, amici miei, vi lascio rispondere a Loretta. Sei un bastardo, già. Veramente ci abbiamo provato. Dovevamo fare quando era. No, allora, nel senso, per quanto riguarda la, diciamo, la parte dei live, è da parecchio che siamo coalizzati. Sì, stiamo facendo pure un concerto. Dovevamo facendo fare un bel po' di live insieme, diciamo, a questi ragazzi. E che dire, purtroppo è come sparare palline di gomma su dei crotali arrabbiati. Su dei crotali arrabbiati. Quindi, mamma mia, ma quanto piace la tua fantasia, quanto piace. No, però per dirti, no, è sempre difficile comunque espandere, cioè, già esatto, qua la zona è abbastanza arida. Chicchi di sale in un deserto del Sahara. In un deserto di zucchero, è difficile sempre, insomma, non esisto boh. Comunque, la seconda domanda, leggevo, quando una collaborazione? Il prossimo stato su Facebook deve essere hashtag deserto di zucchero. Appunto, state zitti. Comunque, Jack Doge. Un abbraccio. La seconda domanda, lasciamo rispondere a Bova, perché io sarei di parte. Quindi, cosa ne pensate dei clandestini? Ora, io non so se voi state parlando di clandestini, hanno scritto. Quindi cagata. Non so se state parlando dei ragazzi, diciamo. O dei clandestini in generale. O di quelli che arrivano con i barconi. In entrambi i casi, Bova, tu cosa ne pensi? Usa una risposta che sia neutrale. Neutrale. Che non si sbilanci né da una parte né dall'altra. Arrivederci. Guarda. Per favore, guarda verso il microfono. Non posso, mi guarda male. Ah, ok. Bene, bene. Guarda, onestamente i ragazzi di Reggio mi piacciono, però preferivo che avevano un orizzonte musicale molto più ampio e non si concentravano solo sull'old school. Comunque. No, vabbè, che comunque, sono a livello di ascolto, intendo. Per i clandestini con i barconi, purtroppo ultimamente la mia vendita di biglietti è scesa. Eri un traghettatore anche tu? No. Un traghettatore alla Caronte.
Io avevo fatto uno i tamburi ai nautici. Uno scafista. Bova lo scafista. Ecco, esploso ecco, un tipo. Ecco qual è il terzo post su Facebook. Hashtag Bova lo scafista. Poi abbiamo un'altra domanda. Leggiamo. La terza e ultima domanda per adesso è: a quando una collaborazione con questi ragazzi? Presto. Allora io vi dico solo che stasera, finita la puntata, mi rapisco Sed, lo porto a casa e lo stupriamo. lo stupra sangue. E gli altri due gli spacchiamo il culo a Tekken. Ecco. Stasera. Ecco qual è il... È birra selvaggia, Phil, è inutile che fai grossolano. Grossolano. Grosso è l'apostrofo ano. Ricordate, oh mio Dio, le vostre anime sono mie. Bene, eccellente. Io ho sempre paura. Eccellente. Allora, amici miei, ci siamo, no? Ci siamo. Sì, ci siamo. No, non quasi. Sono digivoluti ancora. Sei digivoluto, perfetto. Noi ci siamo quasi, raga. E quindi... diciamo che entriamo adesso con questo pezzo. E speriamo che alla fine di questo pezzo la trasformazione da Sailor sia finita. quindi ce l'abbiamo qua. Sì, lo dicevi. Cioè, non ho capito. Io fai paura. Perché tu sei come Gianni Morandi, c'hai le mani grandi. Quindi quando gesticoli. Ti amo, Walter, sei un mito. Quando gesticoli. Gesticoli coi testicoli. L'aria. Gesticoli coi testicoli. Quando gesticoli significa l'aria. Che fai gesti con i testicoli. Arrivederci, bene, yeah. Ragazzi, ma stasera cioè, ma le perle di Jack stasera cioè. Comunque volevo far notare ai nostri radioascoltatori che da un po' di tempo che siamo peggiorati. Mille. Ah, bene, siamo peggiorati. No, ma dai, no, mandiamo no. Il pezzo e via, forza. Demon Blade, questo è Army of Pharaohs. Chain gang recipe. Punch you in your face after we exchange pleasantries. I always understood that the pain was a necessity. Put the pressure on you until we exchange density. Stupid motherfucker thinking he can change destiny. This a different game, man. He the same referee. Me and Marciano, different people, same legacy. Brought a motherfucker back, still the same treachery. How could you ever be your leader and bring less than me? That's the type of shit to make a motherfucker dead to me. 1988, back when death made leprosy. Life is hard, money and the pain, the accessory. You catch a heart attack from this fat and gravy spinach. Yeah. Car check your whip, put your baby in it. I rock a navy fitted, AV leather custom stitch. What? My constituent, more accurate aim training than the Navy given. Early with the dirty hairy pistol. Rarely my words miss you. So your area's crippled or bury where the worms will get you, fucker. When I click mine, your whole click die. Flick a slime, ricochet through hips and hits mine. Bulldozer through your house. Self pave the way. He the hardest, non graffiti artist. This plays a cave. Titanium pop screen. My voice be ice cold. Cause just a slight tone will burn a hole through the microphone. Chemicals in the lab mix up, cause explosions. Wizards in cloaks breathe focus, sip potions. FBI profiles going through the motions. Psychoanalyze my behavior and emotions. Alien from the abyss coming out the ocean. Cops flick shots, bullets travel in slow motion. Flesh exposed to spit cause corrosion. Frostbitten frozen, bodies get ripped open. A pack of wolves closing, claws exposed skin. The crows sing for the leftovers the bones bring. Scavengers with bags full of jewelry and old rings. Wash the blood off of the gold in a cold spring. This ain't nothing new, it's an ancient old thing. Where man chases money but only the ghost win. Don't say that it don't sting, we're walking in cold winds. Just fade into the forest, homie, tighten your coat string. Profound takes over rugged soundscapes. Niggas bug and go apes when they open the drapes. We kill niggas and leave bodies soaking in lakes. I compose another opus as a locus awaits. Till I exist above the clouds with the pastime greats. I'm in a bull pound in my chest like wild primates. I'm Black Atola Khomeini. Don't ever think you could play me. I kidnap rappers and sell they broke families to pay me with EBT. Warehouses full of CDs so I can pack it 16s like I'm packaging keys. You need practice, your raps ain't fucking with these. So in the words of Johnny Blaze, nigga, you know my steam. This is what it needs to be. Illegally, I'm lashing out these lyrics so leisurely. At least you see the beast in me. So melodic yet malicious when it manifests. A manifold of manpower, quick to put your man to rest. The melancholy after the mention of severed bodies settles in the devil's skin. So who's next to stop me? I couldn't imagine a law back with an immaculate force. Ratchet with the action of torch. Actually the baddest of all superheroes, zero laws. Planetary presidential. Actually a killer priest who walks with a heavy mental. A cut above what you love. Yeah, I know I said it. What you rapping about? I'm cashing out without a line of credit. Yeah, I saw the rappers in order, grab all their coffins after. The morning master, yo,
and try to speak crazy like DJ Khaled saying we the best when they OTP spit that nastiness. My rap attack. Yeah! Ciao a tutti! E che cos'è? Che cos'è? Non sento, sento delle voci nuove, Lolli. Che ciao, ciao mamma! Chi saranno? Chi saranno? È come una catapulta! È come una catapulta, amici miei, siamo qua con il clandestino. C'è. E che ieri Ritmo e Maso Step. Vedo che Sed l'avete lasciato a casa. Sì, compare, no. Doveva lavorare. No, doveva lavorare? Lavorare. No, in realtà, ma lavora di notte. Sì, non ti dico il lavoro che fa, però è onesto. In verità Sed si è trasformato in una birra per ogni. Ce la siamo già bevuta. E infatti, sta morendo praticamente. Sì, esatto. È alla fine dei suoi giorni. Esatto. Siamo, ragazzi, ci stavano aspettando. I ragazzi erano già dietro le quinte da almeno un'ora. Almeno un'ora. Sono ritardatari, figli. Non vide mai più in queste. No, comunque, a parte gli scherzi, i figliolazzi qua sono venuti a portarci il loro album, a presentarcelo. Non vedo, non sento, non parlo. Yes. Ragazzi, dobbiamo quindi stringere molto sui tempi, perché qualcuno è arrivato in ritardo. Ma lasciamo stare. Quindi parlateci un po' del concept del disco prima di tutto. Allora, guarda, come ho detto a altre persone già, comunque il disco è un EP, parti da questo presupposto. Non è nato come proprio con l'intento di fare ciò, ma te la dico proprio papale, avevamo 5-4 pezzi, la quant'era, manco mi ricordo quanto sono, buttati nel computer, no? E abbiamo detto, minchia, non abbiamo fatto mai un progetto, una cosa del genere. Ci siamo riuniti, abbiamo fatto questa cosa e l'abbiamo spacciata sotto forma di EP. Certo, tutta fatta in casa, da me, allo studio. Sì. Infatti. Tutto proprio da me. I beat purtroppo, slash, magari... per fortuna, sì, americani. Ragazzi, da buon MC ci vuole anche il riciclo. È giusto che siamo a favore della natura. Bisogna riciclare. È vero, raga. Perché non vedo, non sento, non parlo? Non vedo, non sento, non parlo. Perché comunque vestiamo questi panni. Nel senso, ci siamo divisi i compiti. Io non vedo, lui non sente, eccetera, eccetera. Per far capire un poco che comunque ci distacchiamo dalla realtà. Ma quando dobbiamo attaccare, grazie alla musica, attacchiamo come se siamo, come se strisciamo, no? E quindi compariamo di botta nel momento più inaspettato. Quindi noi è come se andavamo fatte nostre, però nello stesso tempo con la musica andiamo a minare nel cuore quando delle c'è persone. C'è bisogno di agire, insomma. Esatto. Qui. Esattamente. Quello che esatto. Ragazzi, tra l'altro. Siete degli Avengers. Sì. Ma ancora non lo sa. I clandestini. Comunque, raga, la grafica della copertina in un periodo che sono tutte futuristiche, eccetera, eccetera. Anzi, è molto bello vederla proprio analogica. Sì, l'abbiamo voluta proprio così. No? Allora, la sua semplicità. Rumeno. Sì, rumenissimo. Ma è uscito meglio in foto che dal video. Vabbè, ma è una cosa un po' corrangiata. Nel senso, abbiamo fatto la foto, poi non volevamo fare cose tanto complicate come hai potuto vedere dalla copertina. Quindi comunque abbiamo fatto la foto e una ragazza, una nostra amica che è bravissima a disegnare, ha fatto il ritratto, poi l'ha digitalizzato. Comunque una cosa molto grezza, che ma è quello che sono i pezzi, capito? Quindi deve un po' rispecchiare, esatto. No, ma ci sta tantissimo. Tra l'altro, raga, noi abbiamo appena mandato il pezzo RCK, che è il vostro proprio il pezzo forte, dai, pesantissimo, sì. Fighissimo. Grazie. Poi il ritornello R&B, raga, gli scratch, c'è tutto. Vabbè, Fabiano, vabbè, c'è Fabi che aggiusta tutto un po', ottimissimo, diciamo. Raga, mi toccano dappertutto, che c'è? No, volevo fare una domanda io. Oh, sì, prego. Perché siccome sappiamo che siete sempre comunque, diciamo, in attività, diciamo che vi tenete sempre in allenamento, state già preparando qualcosa di nuovo o vi state ancora godendo la fiacca di quello vecchio? Ecco, diciamo. Allora, finalmente posso dirlo, perché comunque... Faccio uno scoop. Io l'ho già intuito. No, finalmente posso dirlo, l'ho dovuto tenere nascosto per un bel po' di tempo. Ora... Ti piacciono i maschi? No, questo già si sa. Stavo per dire io. No, lo stavo per dire io, ragazzi. No, comunque mi piaci tu. Grazie. No, io direi di chiudere qua, ragazzi, e lasciare che la natura faccia il suo corso. No, comunque, allora, il 26 giugno e il 27 presenteremo il nuovo, nonché il primo EP, con io, Kento e Simone, che si chiamerà Distretto 12, come il nome del crew, che è nato proprio per l'occasione. E quindi il 26 lo presenteremo a Reggio Calabria, al Gatto Matto, e il 27 a Gioia Tauro. Bello, quindi questa cosa va avanti da gennaio. Bello, tutto prodotto da me, tranne un beat di Ice One.
Sì. E due featuring che ancora non voglio dire. Quelli no. Vabbè, io nel frattempo non sono nel loro EP, però sto facendo un EP mio da solista. E quindi sarà la mia prima esperienza da solista. Ottimo. E quindi cerco di lavorarci. Poi ti ho ascoltato tantissimo a te, ritmo, e ci stai alla grande. Quindi è giusto che, raga, certo, è bello vedere che vi mettete sotto. È bello soprattutto perché avete molta voglia di fare. Noi siamo molto fiaccosi, è vero, siamo persone molto che dormono tantissimo. Pensate, però ci sta. Ecco qua il Bova che ci taglia. Non ci tagliare, grazie Bova. Grazie Bova, tagliaci, vai. C'era all'incirca 3 settimane fa, dove avessi intervistata una ragazza calabrese che si chiama Loop Luna. Abbiamo intervistato Loop Pruna invece. Bestere in freestyle, bro. Un certo Mad Jack purtroppo non ha ancora chiamato l'artista in questione. Però ho chiamato il clandestino. Vabbè. Luna e clandestino, cioè che clandestino. Ci sarebbe pure cosa? Ci sarebbe pure gioco d'azzardo. Raga, comunque noi mandiamo la calmati, Jay. Cosa dico? Direi questo pezzo di farlo lanciare, ragazzi. Certo, giusto. E secondo me ci sta. E questo qui, ragazzi, è vostro. Ah, yes. Il numero 6? Yes. Sì, però adesso è la 7 perché abbiamo fatto un attimo un cambio di scaletta. Ok, quindi, perfetto. Quindi state in ascolto di Clandestino e Esther Rosen. Ice or lightning upon the world in which they clash. Though the water's great guardian shall arise to quell the fighting, alone its song will fail, the earth shall turn to ash. Pensai di poterlo superare, ma ogni volta che ci penso scazzo e ingurgito catrame. Dammi 4 gin che li lascio lì a farsi piscio caldo da donare a questi qui. Rivoglio gli spliff on the beach con gli amici, solo take it easy coi sorrisi sopra i visi. Dici 10 anni indietro, luci da dietro, un vetro, spero che un giorno il tetto diventi il mio impero. Dimmi dove andremo e mi proietterò nell'ombra, toccherò la fine quando l'inizio prenderà forma. Siamo sangue d'ossa, pelle e carne, abbiamo arte pungente come lame, non è un limite parlarne. Penso in questi giorni tra i soli nostri attimi a studiare, nei fondi dei bicchieri nostri limiti a contare, sul corpo la mattina tutti lividi, finché il ghiaccio non ci scioglie passeranno i brividi. Siamo luce, siamo polvere, l'universo, siamo anima che splende definitivamente. Poi occhi a te, poi occhi a loro, di fronte fin da quando ero bambino. Torna a galla per quel giorno dopo ritornare a fondo. Posso il tuo nome per il alto, così non mi posso fare, il cielo resta in limite da solo. La vita è un battito e la calcolo sul tempo, e ogni attimo che perde un calcolo che mi spacca dentro, ma che mi sta accadendo, il cuore mi si stacca dentro, vedo un pezzo di petto che si spacca mentre sta accadendo. Perdono il lessicale, tu che pensi male, ma non messi persi male, io te lo dissi madre, che sarà polvere sui teschi e che ci resti male, se cerchi i miei versi come messi tra le messicane. Io sono Lessi il cane, tornato ad Itaca da un pezzo, tra praterie, vie e campi di concentramento, promettendomi che finché campi tutto avrà un senso. Così che il nulla tutto si annulla, tutto col tempo, e che avrò determinato un contatto con il tempo, a tempo indeterminato come un contratto. E solo a quel punto toccherò lo spazio con le mani di chi ha dato tanto e tanto. Siamo luce, siamo polvere, l'universo, siamo anima che splende definitivamente. Con gli occhi allori di fronte fin da quando ero bambino. Torna a galla per quel giorno dopo ritornare a fondo. Ho scritto il nome ben in alto, così non mi possono più fare, il cielo resta il limite da superare. Quando grido dentro un micro, respiro il mio destino, è
Ah, e siamo ritornati, ladies and gentlemen, in compagnia dei Clandestino. Qua stasera con noi Maso e Ritmo. Bella! Ci parlate un po' del pezzo che abbiamo appena ascoltato, raga? Esther Rosen, il pezzo mio è di Simone, come avete potuto ascoltare. E niente, praticamente spero che ognuno di voi sappia che cosa vuol dire Esther Rosen. E sono mi trovo ignoranti. Un po'... Vabbè, pure io lo ero, tanto che comunque un giorno mi sono messo su internet a cercare quello che volevo esprimere e mi è uscita questa cosa, ho detto no, la chiamo così. Spare. Esther Rosen praticamente sarebbe, come ti posso spiegare, un sorta di passaggio tra un universo e l'altro. Un wormhole. Quindi, esatto. Quindi praticamente siamo nerdissimi. Quindi che cos'è? La musica. La musica è l'Esther Rosen. Tramite la musica tu riesci a passare da un universo che magari è quello della che vivi concreta. Esatto, quello che vivi ogni giorno, a un mondo che ti crei sia grazie alla musica, sia grazie al tuo cervello, sia grazie ai tuoi sogni, e cerchi di comunicarla, quindi cerchi di far entrare il pubblico. Sì. Nell'Esther Rosen. Ragazzi, il beat aiuta moltissimo ad entrarci. Diciamo come fa il Bova con i suoi amici immaginari. Esatto. Comunque voi non lo sapete, poi deve forse quest'idea di Maso, quest'idea può di Maso, idea fantastica. È stata pure scritta all'incirca 3000 anni fa, o comunque 2500 anni fa. Ragazzi, occhio che ne sa più di noi, eh? Da Aristotele. C'è un'idea simile. Aristotele. Tale, benissimo. Comunque, ragazzi, avete sentito un rumore tipo un pugno sul tavolino? Era il mio pene che si era appena indurito. dopo la grande spiegazione, amici miei. Comunque, Maso, voglio farti una domanda. Perché Maso? No, padre, non te lo so dire. Cioè, perché non ho idea. Io, onestamente, c'ho un piccolo sospetto. Come sai, io sono fan di South Park. E in quell'universo fantastico di South Park c'è un signore con i baffetti, vestito tutto sadomaso. Devi stare attento perché è proprio il crocione. Penso che una volta fa una sfida chi è più troia con Paris Hilton. E si è messa allora, Paris Hilton nel culo. Paris Hilton si mette mi sembra, e lui la batte mettendosi Paris Hilton nel culo. Della serie io Paris Hilton me la passo su per il culo. Ecco. Esatto. Ragazzi, ma non c'era la pubblicità. No, quindi no. Maso, dato che ti chiami come lui, dovresti fare una sua battuta tipica di South Park. Che beh, cazzi. Comunque io capite perché teniamo il Bova sempre in una gabbia. Il mio mito acuta. Resta Peter Griffin. Il Bova momento. Il Bova in questo momento è stato no, noi il Bova in genere durante la settimana. Hai presente il film Danny the Dog? No. Dove c'è, allora, Jet ti Lee, spiego, no? C'è Jet Li che è quello con un collare, sì, al guinzaglio, no? Appena lo liberano questo inizia a picchiare, scassare, tutti, scassare, scassare. Guardalo che è bellissimo. Il Bova è più o meno così, noi tutta la settimana lo teniamo con la musa ruota, no? Lo liberiamo solo in quest'oretta per me è stato quel Paris Hilton in questo momento. È stato Paris Hilton il Bova in questo momento. No, comunque Maso, ti giuro non ho idea, nel senso io iniziai con i graffiti, quindi comunque ho cercato di trovare le lettere che più fighe, riuscivo a fare, capito? Ora capisci che ti chiamo signor Maso, comunque. Va bene, Hilton. Chiudetemi il microfono a Bob. 2.0. Comunque, abbiamo due domande su Ask. La prima è: come pensate di far diffondere i vostri pezzi? Allora, io un'idea ce l'ho, di spogliare completamente nudo il Bova, con spargelo metterci la finestra di YouTube, no, scrivergli i nostri testi addosso, cospargerlo di olio e farlo correre in giro. O dagli fuoco, no, però magari in inverno, perché se d'estate si abbronza non si legge niente. Infatti. Per questo esiste, a parte che lui non si abbronza, diventa solo più giallo malaticcio di ora. non ha una tonalità diversa, quella un po' più brutta. Giriamo la domanda ai ragazzi, quindi raga, come pensate di poter spargere, di aumentare il bacino d'utenza della vostra musica? Non lo allora so. In realtà noi iniziamo a spingerlo nei posti in cui ci chiamano, nel senso, premesso che ci troviamo meglio fuori Reggio rispetto che a Reggio. Uh-huh. Sì, esatto, lo spingiamo, mi fanno un gesto, sì, spingiamo dove possiamo, sempre diciamo il Bova, quello che è sempre il Bova. La prima regola. Però a parte questo, vabbè, ci sono i social, ormai è sempre più facile, diciamo, per chi vuole introdursi o comunque si è già introdotto e non ha magari modo per farlo al meglio, e noi cerchiamo di comunque accattivarci una parte di ottimo pubblico che si rispecchi quantomeno nei nostri testi. Ma ci sta, raga, ma soprattutto dà una mano, cioè se qualcuno adesso potrebbe iniziasse, dà una mano fare live, e quanto comunque conta rispetto al spammare come gli animali? Guarda, io sono più per le jam, sì, ovviamente molti saranno d'accordo con me. Certo.
È una cosa quasi scontata se vuoi fare hip hop, se vuoi essere soprattutto hip hop, perché comunque le belle situazioni si vivono alle jam, si vivono ai live, si vivono ai contest. Internet, se viene sfruttato in maniera positiva, mm-hmm. è una buona cosa. Però comunque, figlioli, cioè, chiaramente voi lo sapete, penso, o meglio di me o quanto me, che le gemme sono le gemme, non c'è cazzo da fare. È il confronto anche che... Puoi fare i contest online, ok, ti prendi un beat, ci rappi, lo metti su... Ok, ti conoscono di... Però, compare, le gemme sono le gemme, cioè vai là, ti... Infatti, Maso, abbiamo deciso noi dell'Arkham di premiarti grazie al tuo entusiasmo. Io sto tremando. E alla diffusione, non so cosa sta per quanto ci tieni tu alla diffusione... Del rap in Calabria, giusto? Ci tieni tu alla diffusione del rap? Del rap? R-A-P-P-I. Ci tieni, giusto? Rappi. Sì, ci tieni. Quindi abbiamo deciso che anche tu soffrirai della tassa Giacomo, che è la tassa del rap inside. Sì, pagatemi. In pratica anche tu entrerai come socio onorario nel rap inside. Devo tu pagare? Dove... Esatto. Okay. No, praticamente tu metti i soldi e loro rappano. No, non proprio. In verità è una copertura, io faccio rock. Ah, ok. È tutta una copertura. In realtà fa le cover di Moreno. Allora, ok. Amici miei. Un attimo tutti, volevo rispondere allo stronzo che mi ha scritto... Simone non c'è, immagino la delusione di Lorenzo. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Perché io non lo sapevo che Simone non c'era. E non è giusto. E non è giusto. Sta quasi piangendo. Ho le lacrime agli occhi. E non è giusto che tu ti diverti sulle mie spalle. Bastardo. Ti troverò e ti libererò il bomba a cuore contro. Proprio. Ma io ho fame. Ti troverò, ti benderò e ti lancerò il bova contro. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo. Questo qua a me è piaciuto tantissimo, soprattutto per la tematica. È Big Brother is watching, you. Raga, come l'avete concepito? In 2 secondi e poi ne parliamo. No, in 2 secondi no, ne parliamo dopo magari. Ok, allora ascoltiamolo. E ci trasciniamo come acqua lungo un fiume, persi come un ago in tonnellate di pattume, con lo svago di mangiare chili di marciume, di farcela passare come un semplice dolciume. Tu vedi quella mano che dall'alto ci controlla, io vedo un'ala, un occhio vispo attento che ci osserva, con il simbolo reale della civetta di Minerva. Ci stanno già muovendo dall'alto della loro ampolla, e chi urla boia, chi molla, poi mi parla di André, confrontando il male comune al solo loro essere. Mentre noi parliamo cercando chi ci ha tradito, i veri eroi crepano per portare i figli il cibo. Abbiamo avuto il piombo, il fang d'ogni giorno, il male tale da decenni c'è lo stesso sfondo. E mentre il fondo acquisisce ancora più centimetri, viviamo sti incubi senza prender sonno. Ora dicono tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene. Ora dicono tutto va bene, c'hanno sul palmo tutto il potere. Tra la droga, la moda e la tua TV, li chiama Big Brother is watching you. Tra la droga, la moda e la tua TV, li chiama Big Brother is watching you. Questo guardami che cerchi, cabaret, cabaret. Pare una pagliacciata, queste apparezze. Si listen up con 3 volte bad. Sei chi sei? I colori di sto mondo stanno fuori da un display. Perciò prendi quel mattone e scaglia, cala in piazza. La legge non tutela, qui t'ammazza. Perciò che cazzo ridi? Che adesso te la quagli, visto che se 100 grammi muori in cella, tra il silenzio di chi sbaglia. Costantemente impara, tra chi para, tra chi spara. Impara a starsene zitto, tra chi impara per l'affitto. Ma è ciò che preferisco, ed io zitto a fottere l'acchito. E tu pensa che scrive? Siete tutti quanti uguali, vedi il mondo che c'è crampi dietro l'occhio del suo ordine. Tu mi detesti solo perché faccio il serio, ma le barre mi hanno un forse, le tue c'hanno un codice. Ora dicono tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene. Ora dicono tutto va bene, c'hanno sul palmo tutto il potere. Tra la droga, la moda e la tua TV, li chiama Big Brother is watching you. Tra la droga, la moda e la tua TV, li chiama Big Brother is watching you. Ciao, ciao. Big Brother.
Q, mica cama, Big Brother, rifuocin' Q. Ora dicono tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene. Ora dicono tutto va bene, c'hanno sul palmo tutto il potere. Tra la droga, la moda e la tua TV, mica cama, Big Brother, rifuocin' Q. Tra la droga, la moda e la tua TV, mica cama, Big Brother, rifuocin' Q. Con Paris Hilton. Siamo entrati con un Paris Hilton incredibile. Paris Hilton. Quello che abbiamo appena ascoltato era Big Brother is Watching You. Ditemi la verità, ragazzi, vi siete visti Zeitgeist? No. Vi ho lasciati così. Sì, sì. Ci hai lasciati un po' così, però ho letto 1984. Yes. E Fahrenheit 451 sotto il consiglio di un figliolo. Ah, non ci hai visto il quello là dove bruciano i libri, è fantastico. Fahrenheit 451, sì, sì, che sì, poi sì. Ho scoperto che hanno fatto Fahrenheit 911, che praticamente sarebbe Boba Edition. Cosa... sarebbe quella la faccenda delle torri, queste cose. Sì, qua. Sì, Boba. Però Fahrenheit 451 lo consiglio a tutti di leggerlo, come 1984, che sono veramente libri stupendi. Big Brother is Watching You è la sigla, lo slogan che a me sembra, sai quando quei quella categoria di film per adulti BBV, no? Sì, 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 sì. A prima chitto, appena ho letto, ho detto qualcosa di porno, no? Infatti, ma perché abbiamo il filo grasso? Il allora, filo devi, è grasso, devi pensare che ogni volta che pensiamo a questa canzone, comunque ne parliamo. No, ditemi che non sono l'unico. Vi prego, ditemi che non sono l'unico. Scappano sempre delle battute un pochettino che cadono sul porno. Però, ma lo sfioro, non lo sfioro. Non è Big White Butt, mi pare. No, grandi culi. Sì, sì, sì. Le zasse. Ci sta. Vola Free Willy, vola. Comunque la tematica è molto, molto figa, molto interessante. E tu sei un bastardo, perché nelle radio se le preparano prima, tu ci fai tutti altri discorsi quando non siamo in onda e poi ci fotti con le domande tra bocca. Ragazzi, voi dovete sapere che la vera difficoltà è che lui fa la scaletta, però lui non sa quello che mette finché non viene qua. Sì, è pure tutto il gioco di chi? Perché chi, già come gli pesa troppo il culo mandarmi la scaletta su WhatsApp. A te ti pesa troppo il culo farla. Siete organizzati come noi, devo dire. Ma vedi che finora l'ho sempre fatta io. Noi facciamo un po' di saluti. No, lo dobbiamo dire che siamo organizzati come le scimmie che si tirano la merda tra di loro. Ed è vero, ragazzi, terribilmente. Noi ce l'abbiamo veramente. Fai versi. Comunque, chi abbiamo da salutare? Mamma! Ciao! Sono in radio! Ciao mamma! No, chi hai? Allora io saluto. Falli tu i saluti. Allora, che lei cazzo devi, ne so, il tuo cellulare. Saluto Deborah Melara. Ciao Deborah, che grandissima! Che abbiamo scoperto che è la stronza che alla quale verrà lanciato il Bova contro. Il Bova contest. Che poi io già l'ho plagiata per fare la mia Rap Inside dell'anno scorso. Mi fa piacere, Bova. Quindi, mi fa piacere, quindi, che parliamo Deborah, di fatti privati di gente. Deborah, questo vuol dire che il Bova già ti conosce. Quindi non sbaglierà obiettivo. Ma chi sei? Stai attento prima di andare a letto. Sa chi sei. Controlla sempre. La tua anima è già mia. Controlla sotto il letto. Ghost Ox, bro. E sotto la scrivania, perché ci potrebbe essere sempre un Bova Mannaro ad attenderti. Comunque, raga, una domanda che si fa sempre canone. A qualsiasi rapper o artista, la risposta è no. E la risposta no, sto scherzando. Spero non sia quella di BBV. Comunque, la domanda è: cosa vi ha spinto a intraprendere questo percorso? Le influenze che avete avuto, che non stiamo parlando naturalmente di Febbri, ma di influenze artistiche. La figa, compare. perché si sa che questo ambiente ne è pieno, pullula. No, pullula. Vabbè. Io personalmente, come ho detto prima, ho iniziato con i graffiti, poi mi sono approcciato al rap. Cioè, abbiamo fatto lo stesso percorso. Purtroppo quindi... non posso dire il nome con cui mi firmavo, perché altrimenti ci lo arrestano. Minchia, mi attaccano. La qui sotto non lo posso dire, però abbiamo fatto lo stesso percorso. Ho iniziato ad ascoltare. Bravo. L'unica arte a cui non mi sono approcciato è quella della breakdance. Io pure, perché se ho hai una mole. Sì, non ho idea. Ho una grossa mole. So qualche passo. Io l'ho tolta la mola.
No, no, io, però ero bravo per, io però ero bravo perché ero uno di pochi a riuscire a ballare su tre gambe, capito? Sì, ah, sì. Ah, beh, certo, beh, certo. Però poi ho lasciato perdere. Quindi, diciamo, ti sei infortunato con la terza. Avevi un qualcosa in più. Aveva un qualcosa in più, usava il perno. Io sapevo fare le capriole più di quello. Il, non so. Il perno. Ah, il perno. E Ritmo, invece, tu come hai iniziato? No, io allora, io ho iniziato in un periodo di merda. Nel senso che stavo male. Non puoi dire parolacce, cazzo. Scusate, stavo male. Cazzo non lo puoi dire. No, cazzo, scusate, non dico cazzo. Stavo in un periodo di merda e quindi stavo male per tante cose, tra cui figlioli, purtroppo lo sapete. No, le donne, Ritmo Scrick, Everybody Puss in the World. Non so cosa significa, però pussy. Io sto vedendo un, e quindi... una foto sul giornale, sicuramente il Bova. No, non è no, stato Giacomo. Giacomo, c'è un cinese, il povero Ingong Gyol, sì, sì. Dove praticamente sono disegnati dei cazzi sulla testa. Cioè, esatto. Dei peni. A proposito di cinesi, dovevo sfogare la cosa. Come si dice? Entra nel lato oscuro, ha scritto. Sì, sì, perché l'ha fatto somigliare a Yoda. Di a proposito di cinesi, ma Yoda con il cannone non l'avevo mai visto. Il cannone in bocca alla sciabola. Lui, no? Ok. La nostra vecchia rubrica, chi vuoi bombardare? Come? Come Kim Jong-un. Allora, voi Jong-un. Vero, infatti, voi sapete, ragazzi. L'ultima domanda e poi chiudiamo, perché siamo abbastanza in ritardo. Ma sì, aspetta un attimo, lo chiediamo subito al nostro fonico. Quanto abbiamo più o meno? Quanto ci possiamo dire? Benissimo, benissimo. Puoi parlare, fonico. Abbiamo il microfono vicino. Ok. 18. Allora, ragazzi, voi non so se sapete, praticamente il grande dittatore del Nord Corea, Kim Jong-un, che praticamente ha bombardato. Che cazzo ha fatto? Ha bombardato. Si appisola e Kim lo uccide col cannone. Cioè, guardate il titolo. Quanto è figo sto titolo. Quanto è figo. Si appisola e Kim lo uccide. Cioè, si è appisolato. Questo qua si è appisolato ad una parata in onore di Kim Jong-un. Dopo avessi fumato un cannone. E Kim Jong-un lo ha sparato con un cannone. Quindi noi vogliamo sapere dai nostri ragazzi, quindi, se voi aveste questo potevate avere questa facoltà benissimo, il culo di avere il cannone, no, di poter distruggere qualcosa o qualcuno di con un cannone, chi bombardereste? Mannaia, ce n'ho un sacco da allora, dire. No, io sono deciso su questo. Vai, perché c'era il mio vicino di casa vecchietto, che ancora non è morto, tra l'altro. Io non auguro la morte a nessuno, neanche a lui. Però lo bombarderei. Mi sa che è un po' ora. Però mi ha bucato tanti di quei palloni nel cortile, che io ce l'ho a morte. Questa, quello, è, la cattiveria, questa è la cattiveria. E la cosa bella, ragazzi, sai qual è? Che adesso scendono i suoi nipoti a giocare in cortile. Quindi puoi bombardare tutta la famiglia. Gli rompo il cazzo. Dice, chi è il mona che tira con questa... pallone? Aspettiamo la risposta di Maso. Salvini. No, ma lo sai che sta diventando il nuovo il nuovo idolo di Walter. Sì. Come sappiamo, sì. Walter di estrema destra, proprio. Sappiamo proprio che se io avessi avuto un cannone, veramente l'avrei ucciso. E purtroppo, amico mio, non avrei ucciso lui. Avrei ucciso tutte le persone che commentano, compare. Esatto. Ma tu sei uno dei primi che lo ingiuria nei commenti. Mamma, quanto lo posso ingiuriare nei commenti. Voglio dire una cosa ufficiale: seguitemi nei commenti, perché faccio troppo ridere. No. Faccio denuncia. Lo faccio polvere. Seguitemi, veramente. Seguitemi. Dovresti scrivere a Gianni Morandi e lui ti risponderà. Quello così. Almeno lui risponde. Raga, quello è un mito. Ragazzi. Cioè, però dovremmo fare un flash mob di gattini anche sul suo profilo. Sì. Perché l'hanno fatto su Salvini, ma su Morandi ancora no. Io vi dico, no, ragazzi, vi dico una news rapida. Gli abbiamo lanciato l'amo a Morandi per il rap inside. No, posso aprire io? Se a bocca è nostro. Special guest, ragazzi. Special guest, le mani di Gianni Morandi. Perché poi, tra l'altro, raga, io l'ho visto molto. Cioè, visto che risponde, sì, sì. Ma con quella cattiveria insita. Alla battuta pronta. Ma tu hai visto? È un freestyler della Madonna. Ma tu quella delle minchie di mare, non so se l'avete letto, ragazzi. Si è superato, chapeau al massimo. Ma la cosa bella è che se tu sei dove lui sta suonando e tu gli dici: Gianni, sono a Bologna come te, ci faccio una foto. Lui viene e si fa la foto con te, perché lui ha capito l'importanza dei fan, amici dei funs. Andiamo a chiudere con un'ultima domanda: come vedete la scena regionale, i ragazzi che ci orbitano, insomma, come la vedete? Allora, Fiorente, come si dice? Aiutami. Fiorenza. Berdenza? Fiorenza. La saluto, Fiorenza, che è una grandissima amica mia. Grandissima. Spero di incontrarla, perché ancora non conosco una che si chiami Fiorenza, però è una grandissima amica mia. Io la conoscevo, era una BBV. Ok, quella del porto. In Calabria, secondo me, ci sono degli artisti veramente validi. Ci sono delle persone che veramente ci sanno fare col rap. Yes. E ci sono delle persone che
Vai, vai, ma tranne Maso, ci sanno fare. Mi ricordo che stavo dicendo. Comunque, la Calabria vanta di artisti molto talentuosi. Peccato che comunque non siamo proprio visti. Quindi siamo proprio nella punta del mondo. Esatto. La cosa preoccupante è che quelli che fanno cagare sono famosi. Io di questo ma è così che funziona. È così che funziona, purtroppo. Ecco, ricordati sempre, Bova, sei conosciuto in tutti i continenti. Ricordati sempre che il piombo va a fondo, la merda resta sempre a galla. Esatto. Grazie. Se non sbaglio, lo stesso Mezzosangue ha detto: o fai schifo di brutto o spacchi o fai schifo di brutto. È cioè, così che svolti. Se non sbaglio l'ha detta lui. Ed ha veramente sì, ragione. Perché o spacchi di brutto ma a livelli impressionanti, o fai schifo di brutto e sali come una. Io vedo molto la scena calabrese un po', come ti posso dire, a circuito chiuso. Nel senso, non riesco a vederla fuori dalla Calabria. Non so se riesco ma a spiegarmi. Ma è perché non è mai stata così. Nel senso che comunque ci sono degli artisti che se ne sono andati fuori e comunque stanno spingendo, ma hanno altri mezzi, secondo me. Milano, Roma, parliamoci chiaro, hanno altri mezzi per raffermarsi, eccetera eccetera. L'hai detto, però devi andare fuori. Però comunque infatti, devi andare fuori. Però secondo me, se uno ha voglia di fare, vabbè, mi fanno le forbici. Comunque tu fai il sasso e non ti preoccupare. Figlioli, credete nei vostri sogni, che secondo me prima o poi ce la faremo. Grande Maso. Un applauso. Grazie. Comunque abbiamo fatto il nostro compleanno mensile. Infatti, compleanno mensile, giorno Maso nero. Maso si è appena bagnato. Io pure, qua è tutto. Come una lo dico perché avevo la mano nei suoi jeans. Per concentrarlo meglio. Ovvio. Coadiuvandolo. Allora, dei saluti, ragazzi, prima di sgommare, che abbiamo qua? Allora, Lonnie, salutiamo Vanessa, Noemi, tutto lo staff. Salutiamo i congiuntivi di Bova. Sempre. Mi hanno suggerito di salutare i congiuntivi di Bova. Yes. Io sono l'imperatore, sono superiore alla grammatica. Ecco. Sigismondo XVI. Ebbene, eccellente. Io ragazzi, l'ha detto. No, io sento dei gatti che miagolano. Salvini. Ci stanno per bombardare. Raga, voi avete qualcuno da fare qualche saluto? A parte Sed, che ovviamente si starà facendo la spugna a due mani. Vabbè, tutto il nostro crew, il Nano, CJ, eccetera, eccetera. Come sapete voi, non sapete neanche. Io saluto. No, sto scherzando. Salutiamo un po' tutti gli amici. Io personalmente saluto anche la mia famiglia, che non mi sta seguendo, però vaffanculo. Pensa che mia mamma mi seguirà mercoledì. Senti tutte le cazzate che dico. Ah, buono, positivo. Poi torni a casa e ti picchia. No, sono a Cosenza. È bello che il Bova ha rubato le patatine a Maso. Se le tra l'altro, vogliamo il rimborso. Comunque, saluto a Mastro, a tutti i figlioli che spingono a Reggio. Grazie a voi, grazie infinite che ci avete ospitato. E di che? E a tutti quelli che vi seguono. Io personalmente ringrazio il signor De Fiores, che ha tanta pazienza con noi. Gli rubiamo minuti preziosi per prima la radio. Prima si stavano pinghiando con Bova. Sembrava, sai, l'accoppiamento dei crotali. Comunque, ragazzi, vi lasciamo con l'ultimo pezzo, quello che non c'entra niente mai con la scaletta. Abbiamo James Brown con The Boss. E noi ci riascoltiamo, ci risentiamo venerdì dalle 21.40 alle 22.40 o in replica il mercoledì dalle 17.40 alle 18.40. Bless. Yeah, mettete mi piace al zingaro. Yeah. Get down. Be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. You see a bad mother. Look at me, you know what you see. You see a bad mother. Yeah.
sai, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap inside, quando sfido, la mia pino, uscire il mio destino. Rap inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap inside, quando grido, dentro un micro, sfido il mio destino. Rap inside.